Cos'è Singularity University? Singularity innanzitutto non è una università, ma è una benefit corporation, quindi è una società che ha sia degli obiettivi di fatturato, ma viene valutata anche e soprattutto per la capacità che ha di generare un impatto sociale. Quindi è un nuovo modello economico che prevede di essere sfidati in parallelo su questi due aspetti. Una delle tecnologie che mi ha colpito di più per la sua semplicità è di questo ragazzo cinese, qui non è una grande corporation ma è uno studente, che ha inventato questa sorta di ciambella che va a sostituire il bagnino. Quindi credo che la tecnologia esprima il suo vero potenziale nel momento in cui evita all'uomo di mettere a rischio la propria vita per salvarne un'altra. Quindi perché il bagnino deve uscire e nuotare magari in un mare in tempesta, quando possiamo mandare uno di questi macchinari che vanno a 10 metri al secondo sull'acqua, lo possono andare a salvare e poi tornare indietro. E di casi di questo tipo ne ho visti veramente tanti, però ripeto che la tecnologia è solo tecnologia, dipende come noi la vogliamo utilizzare. Le casi più incredibili che ho visto in questo ambito riguarda il Pentagono. Il Pentagono ha lanciato per la prima volta Hack the Pentagon, invitando tutti quanti a provare a entrare al Pentagono, a entrare a livello informatico, e ha detto per la prima volta se qualcuno riuscirà a superare le difese del Pentagono a entrare, per questa volta non lo arresteremo, ma certificheremo che lui è entrato al Pentagono, probabilmente lo assumeremo e lo pagheremo per questo. Per cui è un'eterna lotta tra buoni e cattivi, dove i buoni possono mettere a disposizione le loro competenze per risolvere alcuni dei problemi. Allora, laddove le altre specie hanno all'interno del loro codice genetico tutte quelle che sono le competenze per abitare il mondo, noi modifichiamo noi stessi il mondo attraverso una cosa che si chiama l'artefatto tecnologico. Ma ancora di più, attraverso l'artefatto tecnologico noi trasmettiamo competenze alle generazioni che vengono dopo di noi. E allora l'etica delle tecnologie altro non è che un chiedersi quali sono le competenze e i valori che noi vogliamo trasmettere alle prossime generazioni o alle altre generazioni attraverso l'utilizzo di artefatti. Può una macchina di questo tipo sbagliare? Ecco, la risposta che normalmente ci danno i data scientist è la seguente. Beh, se la macchina sbaglia è un problema di dati, il giorno in cui i dati saranno perfetti la macchina farà scelte perfette. Ma è vera questa cosa qua? Ecco, dipende da che cosa sono i dati. Noi possiamo capire i dati come una sorta di mappa della realtà. Di tutta la realtà io ne prendo alcuni punti costitutivi, quei punti sono i nostri dati. E allora la domanda di fondo è: può una mappa essere l'esatta copia della realtà? La domanda sarebbe filosofica. Ignoriamo la parte filosofica per evitare di dilungarci troppo, rimaniamo semplicemente sull'aspetto ingegneristico. Supponiamo che fosse possibile realizzare una mappa che sia l'esatta copia della realtà, supponendo che io, dovendo venire qui da Via dei Fori Imperiali, sul display del mio telefonino avessi avuto davanti a me l'esatta copia della realtà, incluso i passeggeri, le persone che camminavano, lo sporcizia per terra, le buche che non erano poche, eccetera eccetera eccetera. Quello che mi trovo davanti rispetto alla mia necessità di decidere era semplicemente troppo complesso esattamente quant'era la realtà rispetto alla quale io dovevo decidere. Cioè, qualora fosse possibile realizzare una mappa che è l'esatta copia della realtà, questa mappa sarebbe inutile perché mi confonde come la realtà stessa, senza considerare il fatto che all'interno della mia costruzione di questa mappa io utilizzo i sensori. I sensori di tutta la realtà prendono solo una parte, quelli che sono fatti per essere misurata da loro e non tutta la realtà. E allora, se i dati sono una mappa e se la mappa è una semplificazione della realtà, quello che c'è alla base di questa assunzione dei data scientist non è altro che una nuova riedizione del demone di Laplace, il quale demone di Laplace, sogno di ogni determinista, dice che se io in un istante conosco la posizione di tutte le particelle dell'universo, allora conosco tutto il passato, il presente e il futuro. Ma se la mappa è una riduzione, la mia predizione non può che essere approssimativa e quindi costitutivamente all'interno del set di dati su cui opera la macchina è insito costitutivamente la possibilità di sbagliare. L'intelligenza artificiale, cioè l'insieme di strumenti che io utilizzo per lavorare i dati e per predire quello che sarà la dinamicità della realtà, è intrinsecamente fallibile. La questione etica sorge proprio qui.
come gestire questa fallibilità nel momento stesso in cui io affido sempre più decisioni, grazie alla capacità di predizione di questi sistemi, sulle azioni che implemento con la mia automazione. How much is too much? È un problema che, se non è by design codificato dentro la macchina, obbliga la parte umana a intervenire, e a intervenire in una maniera che non è detto che l'aiuta a compiere il suo dovere o a compiere quello che è la questione per la quale si sta applicando. Pensate tutto questo in tutti gli ambienti più mission critical in cui si possono usare queste serie di automatizzazioni. Dagli impianti petrochimici ai sistemi bellici, ai sistemi di difesa o ai sistemi che chiedono interazioni di millisecondi, come quelli medici. Bene, questi sono quattro esempi che dicono che è semplicemente possibile e pensabile una etica, un'algoretica di questo tipo, ma questa algoretica richiede una organizzazione culturale, cioè richiede di creare una cultura che sappia accogliere questo nuovo stadio dell'automazione, conoscendo le potenzialità e il limite, conoscendo anche all'interno delle organizzazioni che sviluppano questo tipo di sistemi la figura di nuovi manager, che potrebbero essere ethical AI manager, che garantiscano a ogni livello della struttura la domanda etica nel diverso stadio di preparazione, di risposta e di implementazione di questi sistemi. L'AI Ethical Manager di fatto sarebbe colui che dal coder fino al CIO rende presente la domanda etica all'interno di questa nuova produzione di sistemi automatizzati.